Ciao a tutti, presentiamo il nostro team che partecipa al contest del corso di intelligenza artificiale della professoressa Flora Amato. Io sono Matteo Rubino. Io sono Paolo Urcioli. E io sono Armando Zevola. Ripercorriamo il processo di produzione del nostro software. Partiamo dalla motivazione alla base del nostro progetto, quella che ci ha spinto a scegliere come dominio applicativo quello economico-finanziario. Spesso i consumatori e gli utenti, in particolar modo di internet, hanno a che fare, anche inconsapevolmente, con complessi algoritmi di intelligenza artificiale che guidano le loro scelte e i loro acquisti verso beni consumabili quanto più probabilmente affini ai loro interessi. Quasi mai, però, capita che gli utenti non esperti di dominio possano usufruire di aiuti da parte di software di intelligenza artificiale per guadagnare soldi tramite investimenti e non solo per spenderne. Per questo motivo abbiamo pensato ad un'applicazione che aiutasse un qualsiasi utente nei suoi possibili investimenti in borsa per indicargli se il suo ipotizzato investimento è, tramite i dati attuali, profittevole o non profittevole. Scelto il dominio applicativo, è stato necessario formalizzarlo tramite un modello matematico quanto più preciso ed accurato possibile. Ci siamo fatti aiutare da due esperti di dominio, due colleghi dell'Università Bocconi di Milano, laureati in economia e commercio. Grazie alle loro indicazioni abbiamo scelto il metodo del discounted cash flow. E grazie ai loro suggerimenti è stato possibile selezionare quali variabili risultassero di interesse ai nostri scopi e quali no. Il loro contributo consta anche della fornitura di dati tratti da applicativi software professionali del settore. Le aziende che abbiamo scelto di inserire nel nostro modello riguardano tutte il contesto informatico e sono Apple, IBM, Microsoft e HP. Successivamente si è passato a redigere un documento in LaTeX con tutte le formule del modello matematico da noi creato. Solo a questo punto siamo passati alla codifica nel linguaggio logico Prolog dei fatti e delle regole precedentemente teorizzate e modellate. Per concludere, il tutto è stato meticolosamente redatto nella documentazione allegata. Andiamo a visionare quello che è il modello matematico del metodo del flusso di cassa attualizzato, il cosiddetto discounted cash flow, che ci consente di valutare un'azienda e le sue azioni ed è un modello soprattutto a valore assoluto in quanto si basa su dati finanziari oggettivi piuttosto che su confronti con altre aziende. Il principio cardine di tale modello consiste nell'attualizzare i flussi futuri dell'attività presa in analisi e affiancare al valore di questi flussi un coerente tasso di rischio che corrisponderà al valore del WACC dell'azienda, ossia al valore del costo medio ponderato del capitale di quest'ultima. Si consiglia, per una maggiore comprensione del significato dei vari parametri che verranno esposti in questo modello matematico, di andare a consultare il glossario presente nel capitolo 2, nel quale verranno esposte le definizioni appunto di questi parametri. Il primo valore che ci interesserà calcolare sarà il valore dell'enterprise value, che calcoleremo a partire dai valori CF con I, che singolarmente rappresentano il generico flusso di denaro atteso relativo ad un certo periodo I. Oltre a questo, calcoleremo questo valore anche a partire da R, che rappresenta appunto il tasso di rischio, come abbiamo già detto in precedenza, e corrisponderà al WACC dell'attività da valutare. Avendo questi due parametri, possiamo calcolare il primo sottoparametro, che possiamo ridenominare come Enterprise Value parziale, facendo la sommatoria che va da 1 a n, dove n è il numero dei periodi, di CF con I fratto 1 più R alla I. Si vuole far notare che per quanto riguarda il modello da noi elaborato, esso si fonda su proiezioni quinquennali, di conseguenza, come vedremo anche nel codice, valuteremo n uguale a 5.
Dopodiché, per calcolare il valore del secondo sottoparametro, avremo bisogno del terminal value, che calcoleremo attraverso la formula CF con n più 1, che moltiplica 1 più g, dove g rappresenta il valore del growth rate, fratto r-g. Si vuole far notare che il valore di R deve essere necessariamente maggiore di G, in quanto il modello perderebbe di validità in caso contrario, perché il terminal value non può avere un valore negativo. Calcolato anche questo sottoparametro, possiamo sommare due sottoparametri e ottenere il valore dell'enterprise value. È necessario notare inoltre che non abbiamo considerato il valore di entry CF con 0. Noto ora l'enterprise value, calcolare il market capitalization, quindi l'MC, è una cosa abbastanza banale in quanto ci basterà sottrarre il valore del debito totale, TD, e sommare il valore del cash, C. Otterremo in questo modo il valore del market capitalization, che corrisponde al valore di mercato delle azioni di una determinata azienda. Per fare una stima del valore effettivo cui dovrebbero essere vendute le azioni della società prese in analisi, bisogna semplicemente dividere il valore del market capitalization per il cosiddetto number of shares, il NOSH, che rappresenta il numero delle azioni di un'azienda, per ottenere il cosiddetto price of shares, che denoteremo con price of shares tilde. A questo punto, noto il valore post tilde e ovviamente noto anche il valore del POS corrente, sarà quindi possibile calcolare il valore del net present value, che corrisponde al guadagno previsto per ogni singola azione acquistata, e si calcola banalmente sottraendo al valore POS tilde il valore del POS corrente. Se questo valore risulterà maggiore di 0, l'investimento risulterà profittevole; in caso contrario, l'investimento risulterà non profittevole. In conclusione, possiamo dire che se questo metodo, da una parte risulta affidabile in quanto si conferisce una maggiore rilevanza al cash flow, che risulta meno manipolabile, e quindi anche guardando agli scandali contabili emersi negli ultimi anni, questo metodo, risulta particolarmente affidabile, d'altra parte tale metro di valutazione può, risultare ingannevole in alcune circostanze. Se ad esempio pensiamo ad una compagnia che vuole vendere i propri beni, questa potrebbe comunque generare dei flussi di cassa positivi, ma potrebbe d'altra parte perdere di valore senza questi ultimi. Pertanto, sì, il discounted cash flow fornisce all'investitore delle indicazioni sicuramente molto molto utili, ma non sono da considerare queste ultime deterministiche. Per quanto riguarda il codice, nelle prime quattro righe, presentate, troviamo i fatti descriventi le aziende prese in analisi dal, nostro modello. Ovviamente tutti i parametri presenti all'interno del fatto Enterprise sono accuratamente descritti nella documentazione allegata. Successivamente troviamo la prima regola, che è la regola head, che è una regola ausiliaria, che ci ha consentito nel passo ricorsivo della regola che consente il calcolo del growth rate di estrarre l'elemento testa a partire da una lista. La seconda regola è appunto il passo base della regola che consente di calcolare il growth rate di una lista costituita esclusivamente da due elementi. E la terza regola è invece il suo caso ricorsivo, che appunto sfrutta l'ausilio della regola head. La quarta regola presentata all'interno del codice è la regola che consente il calcolo del terminal value a partire da un input rappresentante appunto un fatto descrivente l'azienda presa in analisi, a partire dai quali cash flow è possibile appunto calcolare il valore del terminal value. Successivamente vi è la regola del cash flow, si suddivide in passo base e passo ricorsivo, che consente di calcolare present value, un valore dell'enterprise value parziale a cui sommare successivamente il terminal value opportunamente scontato per avere una valutazione complessiva dei flussi di cassa di una data azienda. Infine vi sono le due regole cardine appunto del nostro codice, che sono la regola del discounted cash flow e quella da noi denominata discounted cash flow reverse.
La regola del discounted cash flow, a partire da un input relativo al nome dell'azienda di cui si vogliono analizzare le azioni e a partire dal valore cui attualmente stanno vendendo le azioni della relativa azienda, calcola effettivamente e valuta soprattutto se l'investimento risulta essere profittevole o meno, implementando quindi, mediante le regole precedentemente descritte, l'algoritmo e il metodo del discounted cash flow, fino ad ottenere in output post yield, che sarebbe appunto il prezzo secondo cui, secondo le nostre previsioni, dovrebbe essere venduta effettivamente l'azione sulla base dell'analisi dei flussi di cassa futura, che risulta essere appunto pari al valore del market capitalization diviso il numero totale di azioni presenti sul mercato, e il net present value, che dovrebbe essere appunto il margine di profitto ottenuto sull'acquisto della singola azione. La seconda regola cardine è quella del discounted cash flow reverse, che, differentemente da quella precedentemente descritta, prevede in input il net present value, a partire dal quale troverà in output tutte le aziende che consentiranno di ottenere il net present value inserito come input se si attende appunto che le loro azioni vengano vendute al post calcolato dalla regola stessa. Proponiamo ora un esempio di query di cui appunto ne effettueremo il trace, ossia il debug. Chiamata la funzione DCF, richiederà appunto in input il nome dell'azienda da analizzare. Supponiamo appunto di voler analizzare l'azienda Apple. Successivamente richiederà in input il valore cui attualmente si stanno vendendo le azioni di tale azienda, che è pari a 289 dollari. Successivamente, dopo aver chiamato ricorsivamente numerose volte le regole precedentemente elencate, la nostra regola produrrà in output il valore appunto di post tilde, ossia il valore cui, secondo le nostre previsioni, dovrebbero essere vendute sul mercato le azioni della Apple. E successivamente, sulla base del valore cui attualmente si stanno vendendo le azioni, calcolerà un ipotetico net present value che risulta essere pari a 6 dollari 12 centesimi. Per terminare, restituendoci appunto il valore booleano true, poiché l'investimento ipoteticamente risulta essere profittevole. Effettuiamo adesso invece una query che ci permette appunto di osservare le potenzialità della regola del discounted cash flow reverse. Tale regola prevede in input il net present value che si vuole ottenere a partire dal nostro investimento, e supponiamo che sia inverosimilmente di 100 dollari. Avremo che il matching individuato appunto dal nostro codice è innanzitutto con l'azienda Apple, e bisognerà attendere che le sue azioni per ottenere tale profitto vengano vendute a 195 dollari. La seconda è Microsoft, e bisognerà attendere che le sue azioni siano vendute a 164 dollari. E infine IBM, in cui appunto il valore da attendere è appunto di 41 dollari per ciascuna singola azione. Infine, non trovando ulteriori matching, e in particolare non trovando il matching con l'azienda HP, restituirà appunto false.